La santa poveraccia. Ma ricordo, come si chiamava la santa? Vannoni di cognome, Vannoni. Vannoni come? No, chiamava, Santa Vannoni. No, schiozza, la santa si chiamava Vannoni, con due N. Ah, con due N, beh, a me non è come il nome tuo che fa, che ti dispiace. Comunque, ma di nome, come si chiamava? Non me lo ricordo. No. Beh, vabbè, però gli piaceva forte la massa con tutto che era perché tutte le sere mi diceva, senta, il giorno dopo, diceva, commendatore, si limiti, perché io non ho più filo per allargare i carciofi. Dico, Vannoni mia cara, diciamo che gli pensi così. Dico, vedi, io sono nato povero, non posso vedere sprecare roba. Magari mi sacrifico per sforzo, ma non posso vedere... Dice, guardi, sono nato povero pure io, se vuole, mi sacrifico io. Dico, vabbè, vieni pure te, dopo un po' era diventato così, poveraccio. Doveva cercare un'altra santa e gli allargava le vesti a lei. Così in compagnia si venisse a me, siccome mi volevano bene, tutti quanti soffersero il sacrificio per filo carire i giovannini, e tutte le sere venivano a mangiare, dico, vabbè, mi conviene aprire l'osteria qua, capito? E beh, difatti bisogna dirlo al pubblico che tu uscivi di corsa nel secondo tempo che c'avevi poco da... Beh, le corse, si va per dire. Vestito da Mastro Tita col pantalone a righe che sembravi un matto e correvi di corsa andavi in trattoria a fare gli spaghetti per tutti, i bucatini. Sì, colpitavano perché qua la sera mangiava un sacco di quadrini, perché io venivo il primo piatto e il secondo poi mangiavano tutti, sebbene si saziassero. Scusa che qui non vorrei... Tu tornavi giusto per il finale, cioè no, il finale no, ma non è che corressi, perché io andavo piano, perché ormai non è che mi vergognavo di come ero vestito, perché a quell'epoca, mi ricordo, io uscivo con la parrucca, le scarpe con la Bibbia, con i preti, come, con la, tutto con il mantellone. Cioè avevi il pedalino bianco. Ma non mi vergognavo, perché i capelloni milanesi vestivano così. No, con la parrucca come non si vergognavano, manco loro, Io poi ritornavo a te, avevo preparato il succo. Tornavi giusto per il finale che certe volte ci facevi stare così col fiatone grosso. Oltre che il tuo fiatone grosso. Guarda a te, meno che guarda lì. Sì, capellone, però proprio non proprio uguale a quelli. Beh, era un capellone padre, un capellone pappo, sì. Anzi mi aspettavo di più. Sì. Comunque era una bella epoca. Era bella sì, perché avevamo 6 anni di meno. Io vedi, non solo oggi ho 6 anni di più, ma pure 15 kg di più. Ci piglia. Guarda che è proprio vero che più il tempo passa e più tutto aumenta. È vero.